Nel campionato di Supersport c'è anche un casertano, c'è Riccardo Russo, che ovviamente difende i colori della Kawasaki. Un'ambizione da parte tua, quella di ovviamente continuare a far bene, perché tu arrivi già da un anno molto positivo. Sì, quest'anno parteciperemo al Mondiale Supersport con i colori della Kawasaki del Team Italia. Vediamo di far bene, visto che siamo pochi ragazzi del sud. Quest'anno parteciperò al Mondiale, già abbiamo fatto delle gare dove ho ottenuto ottimi risultati. L'anno scorso arrivo da una vittoria del campione italiano e vice campione europeo e io ce la sto mettendo tutta per portare il sud, i nostri colori in alto. Parliamo anche della tua carriera, tu giovanissimo, però già hai partecipato a tantissime gare, non solo nazionali ma anche europee e internazionali. Sì, ho iniziato abbastanza tardi con le moto, però subito sono riuscito a ottenere ottimi risultati, grazie anche al circuito di mio padre dove ho iniziato a girare per le prime volte con la moto, con le mini moto. E niente, è una cosa che mi ha trasmesso lui e subito sono riuscito ad andare bene. Quanto è difficile per un giovane imporsi a livello europeo, a livello mondiale, in uno sport come quello dei motori, oggi come oggi, dove a volte non basta essere soltanto bravi? Ma quest'anno, diciamo, il mondo delle moto è un mondo difficile, costoso soprattutto e anche molto pericoloso. Noi che siamo del sud siamo un po' più svantaggiati perché logicamente non riusciamo ad ottenere sponsor, a trovare sponsor, qualcuno che ci dà una mano, ma grazie alla Federazione Italiana Motociclistica che mi ha dato un supporto economico con la San Carlo e altri sponsor sono riuscito a partecipare a questi campionati. D'altronde a me ha trasmesso questa passione perché per strada è pericoloso andare con la moto, quindi è sempre meglio andare in pista. Poi ci ho creduto e ci ho continuato e sono arrivato a un livello agonistico come il mondiale. È un giovane campano della provincia di Caserta, è appassionato e sta raggiungendo anche ottimi risultati quando poi la maggior parte degli italiani sono del nord. Sì, infatti molti del nord hanno creduto anche in me che sono del sud. Quest'anno abbiamo un'ottima visibilità Italia 1 Italia 2 e per trovare, diciamo, qualche sponsor che diciamo, se ha voglia di sponsorizzarmi ci sono le possibilità e dove c'è dunque un'ottima visibilità. Il mondiale è uno dei maggiori campionati che ci sono in questi momenti e il prossimo obiettivo è quello di arrivare a un superbike in MotoGP. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Il tuo idolo? Ma il mio idolo, ci sono molti piloti forti come Valentino, Marc Marquez, sono dei giovani che hanno avuto delle ottime possibilità e le sono riusciti a sfruttare al massimo. E noi speriamo di arrivare a quei livelli, ce la stiamo mettendo tutta, anche con diciamo, tutta la famiglia sta facendo dei grossissimi sacrifici come mio padre, io ce la sto mettendo tutta, mi preparo fisicamente tutti i giorni, mi alleno e vediamo di ottenere dei buoni risultati.